Ciao, io sono Alessia e ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi ti farò vedere come preparare uno SCOBY da zero per preparare in casa la kombucha. Ma che cos'è lo SCOBY? L'acronimo sta per Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, che si traduce come colonia simbiotica di batteri e lieviti. Ed è lo starter, la madre, che si utilizza per preparare la bevanda fermentata con il tè, che tutti conosciamo come kombucha perché adesso sta veramente spopolando. Prima di andare al dunque, ti voglio invitare a dare un'occhiata al corso di fermentazione che ho creato per tutti coloro che, come me, sono interessati a questa antica pratica che oltre a preservare i cibi li rende anche più nutrienti. Nel videocorso, oltre alle bevande fermentate come kombucha, kefir d'acqua, ginger beer, kvass e altro ancora, ti insegnerò anche come preparare formaggi vegetali fermentati, yogurt vegetali, tante verdure e addirittura frutta fermentata, oltre a un PDF in cui trovi un sacco di ricette per inserire i fermentati nella cucina di ogni giorno. Se ti ho incuriosito almeno un po', ti invito a dare un'occhiata al link che trovi in descrizione dove trovi tutte le informazioni legate al videocorso. E adesso torniamo al motivo per cui sei qui, imparare a fare lo SCOBY. Ho già fatto un video su come preparare la kombucha in casa e te lo linko qui sopra, in cui parlo di seconda fermentazione, dei benefici del tè fermentato e molto altro. In questo video coprirò solamente tutto ciò che riguarda la preparazione di uno SCOBY da zero. Innanzitutto avremo bisogno di acqua, tè e zucchero. Il tè si può scegliere o nero o verde, ma non andiamo a complicarci la vita con altri tipi di tè, restiamo su questi due. E qui io ho già preparato del tè, lasciando in infusione le bustine per una decina di minuti, l'ho anche già zuccherato e l'ho lasciato raffreddare. Di solito per la preparazione della kombucha utilizzo 70 g di zucchero di canna per 1 litro d'acqua. In questo caso, dato che si tratta di creare lo SCOBY, ho aggiunto un pelino in più di zucchero, ho messo 100 g per litro, ho fatto circa 1,2 litri. Io ti consiglio di fare mezzo litro oppure 1 litro di tè, rispettivamente con 50 o 100 grammi di zucchero, perché il liquido che si ottiene alla fine di questa fermentazione, il cui obiettivo principale è quello di far nascere uno SCOBY, sarà un liquido molto acetoso, molto acetico, non so come dire, molto forte, e quindi non è che poi continuiamo, lo possiamo usare sì come starter, però non lo beviamo, ecco. Oltre al tè, avremo bisogno di un vasetto di vetro con una garza di cotone, ma va bene anche uno scottex e un elastico per fissare su questa garza di cotone, perché si tratterà di una fermentazione aerobica e quindi dobbiamo lasciare passare l'aria, però non gli insetti, ecco. Quindi le mosche attirate magari dalla dolcezza si potranno avvicinare, però dobbiamo impedire ai moschini e ai moscerini di entrare, perché andrebbero a contaminare la nostra fermentazione. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è della kombucha acquistata in negozio. E riguardo a questo punto ho delle linee guida che sarebbe ideale seguire. Quello che consiglio è utilizzare una kombucha classica non aromatizzata. Io queste le ho comprate in Slovenia perché sono molto più economiche rispetto che in Italia, dato che ho il confine a 5 minuti, mi costa veramente nulla andare lì rispetto che in Italia, anzi solitamente faccio la spesa lì, quindi le ho comprate l'ultima volta che ho fatto la spesa. E ho trovato solamente questa, girando più supermercati, solamente questa qui, classica, quindi gusto neutro. Tutte le altre le ho trovate già aromatizzate. E quindi ho preso anche questa kombucha qui allo zenzero e bacca di aronia per fare una prova. Quindi qui ho due vasetti, farò una prova con entrambi da utilizzare come starter. Come ho detto, l'ideale sarebbe utilizzare quella senza gusto, quindi neutra, classica, però se non ne trovate altre, usate quello che trovate, insomma. Una cosa fondamentale invece è quella di acquistare una kombucha non pastorizzata, quindi con una cultura di batteri vivi, altrimenti non avvierà mai la nostra fermentazione e non otterremo mai uno SCOBY. Quindi questa è una cosa importantissima. Un indicatore di questo può essere trovarla nel reparto frigo, quindi se la trovate fuori dal frigo lasciatela stare perché vuol dire che è un prodotto pastorizzato. Quindi reparto frigo e anche ci deve essere scritto sulla confezione cultura viva. Oppure non deve esserci scritto prodotto pastorizzato. Ecco, qui ad esempio c'è scritto fermentazione tradizionale. Invece su questa c'è scritto che è una bevanda non pastorizzata. Quindi
Perfetto. Un altro suggerimento è quello di cercare delle bottiglie con un minimo di sedimento, come ad esempio questa. Questa è proprio i minimi, ma io ho cercato quelle con più sedimenti, non c'erano. Questa infatti ha zero sedimenti. Però vabbè, quello che passa in convento, come si dice. Una volta trovata la kombucha che useremo come starter, il primo step è quello di fare il tè. Quindi facciamo bollire l'acqua, mettiamo dentro il tè sfuso oppure le bustine. Aggiungiamo lo zucchero, 100 grammi per litro, e quindi di conseguenza ci si gioca con le varie proporzioni, e poi lo lasciamo raffreddare, perché è importantissimo non aggiungere lo starter, quindi una bevanda con batteri vivi, ad una bevanda calda, perché andremo ad ucciderli. Quindi è importante che sia a temperatura ambiente, lasciamo raffreddare il tè per un paio di ore e poi possiamo procedere con la riempitura di un vasetto, che sia da mezzo litro o da un litro, lo riempiamo fino a circa metà e poi aggiungiamo lo starter. Qui sono entrambe bottiglie da 330 ml, io ne userò circa metà e l'altra metà me la bevo. Io ho riempito i due vasetti a scopo sperimentale, diciamo, per vedere come reagiscono con due tipi di kombucha diversi. Adesso aggiungo il liquido starter. Circa metà. Alla fine nel primo vasetto che ho riempito mi è scappata un po' più di kombucha di quello che avrei messo, quindi circa 200 ml per 600 ml di tè. Stessa cosa qui, ho voluto mantenere la parità, quindi ho aggiunto anche qui un po' più di liquido e mi segnerò quale una e quale l'altra in maniera da monitorare poi nel tempo come procede la formazione dello SCOBY. Adesso quello che resta da fare è coprire i nostri vasetti. Io utilizzo degli Scottex perché non ho delle garze di cotone così piccole al momento e quindi le vado anche a fermare con degli elastici. Dopo questo passaggio, quello che c'è da fare è armarsi di pazienza e attendere per circa 3-4 settimane, dipende molto dalla temperatura esterna, attendere l'apparizione di questa creatura mitologica che è lo SCOBY. E quindi possiamo monitorare, guardare ogni giorno, insomma, quello che sta succedendo sotto al nostro Scottex, insomma, sotto la nostra gazzetta di cotone, quello che mettiamo per impedire l'entrata ai moscerini. Prima che me ne dimentichi, voglio dire che se facciamo questo procedimento in estate ci vorrà meno tempo rispetto che in inverno, perché il calore accelera il processo. E inoltre è fondamentale non conservare i vasetti alla luce diretta del sole, quindi tenerli da qualche parte in cucina oppure su una mensola dove non arriva la luce diretta del sole, e preferibilmente in una zona non umida ma abbastanza areata. E ora vediamo insieme quanti giorni impiegheranno questi SCOBY per formarsi. Dal giorno della preparazione ad oggi sono passate esattamente 4 settimane, quindi vediamo un po' come sono messi gli SCOBY. Wow! Cosa molto importante, prima di toccare gli SCOBY devo assolutamente lavarmi le mani. Mani lavate, e oltre a questo ci assicuriamo di non avere anelli o nulla di metallico a contatto con gli SCOBY, perché muoiono. Infatti il metallo con le fermentazioni non si deve assolutamente usare. Allora, inizio tirando fuori lo SCOBY che si è formato nella kombucha classica ed è molto sottile, come potete vedere. Vediamo invece quello della kombucha all'aronia e zenzero, che è decisamente più spesso e si vede. Questo ha uno spessore di circa un centimetro, perché da questa parte è molto grosso, incredibile la differenza, eppure le 4 settimane sono passate per entrambi. Kombucha classica, e questo è lo SCOBY che ne è risultato dopo 4 settimane, molto sottile, però c'è. Della kombucha invece allo zenzero aronia, lo SCOBY si presenta molto molto più spesso.
un feedback alla luce di questi risultati inaspettati. Dico inaspettati perché le linee guida dicono di scegliere una kombucha al gusto classico da utilizzare come starter per poi formare lo SCOBY, eppure la kombucha classica è quella che ci ha dato uno SCOBY molto più sottile rispetto a quella aromatizzata. Come me lo spiego? Beh, direi che me lo spiego con il fatto che probabilmente la kombucha aromatizzata aveva molti più fermenti vivi rispetto a quella classica, per questioni di filtrazione o tempi di fermentazione. In questo caso io ho preso due bottiglie da aziende diverse, quindi questo è il delta, cioè la differenza. Evidentemente questa aveva molti più probiotici e quindi ne è risultato uno SCOBY molto più grosso nello stesso tempo. E poi tutti i parametri erano uguali per questi due vasetti perché li ho tenuti nello stesso posto, li ho monitorati insieme e quindi sicuramente questo è il motivo. Effettivamente, adesso che ricordo il momento in cui mi sono bevuta gli avanzi della bottiglietta, cioè quello che non ho usato, che non ho messo qui, mi sembrava tipo acqua, quasi, cioè non aveva un gusto forte e deciso come la kombucha che sono solita fare in casa e quindi sospettavo che probabilmente, cioè in realtà non mi aspettavo neanche che ne uscisse uno SCOBY, pensavo che non mi sarebbe venuto niente, invece anche qui c'è uno SCOBY che sta iniziando a formarsi. Se vi succede una cosa del genere a casa, il mio consiglio è di aspettare ancora qualche settimana, indicativamente ancora 2 settimane almeno, per ottenere uno spessore maggiore. Altrimenti, se poi non cresce, continua a non crescere, direi di provare a fare la kombucha fermentare anche con uno SCOBY sottile. Ovviamente, se si ottiene uno SCOBY spesso come questo, in 4 settimane è una figata perché è perfetto. Quello che resta da fare una volta ottenuto uno SCOBY di questo tipo in 4 settimane è quello di fare il tè e iniziare la prima fermentazione. Ho già fatto un video qui sul canale, ve lo lascio di nuovo in una scheda qui sopra, in cui spiego passo dopo passo come fare sia la prima fermentazione sia la seconda, che è quella in cui si dà un'aromatizzazione alla nostra bevanda. Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Sicuramente se volete iniziare a fare la kombucha in casa e non trovate un donatore di SCOBY oppure non volete comprarlo, ovviamente questo video vi sarà utile. Quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di mettere un like, di lasciarmi un commento, perché così facendo supportate il mio lavoro e quindi vi ringrazio davvero di cuore. Inoltre vi ricordo che se avete l'interesse per i fermentati c'è il mio videocorso disponibile e di quello vi lascio il link in descrizione. Vi mando un grande abbraccio e un bacione!